è iniziata la stagione sciistica in Sila. La Dama Bianca, caduta copiosamente nel fine settimana, ha fatto correre sportivi, appassionati e non sulle piste per passare la prima domenica sulla neve. Tra Villaggio Palumbo e Camigliatello Silano, le immagini si riferiscono a quest'ultima, la gente ha quasi invaso le località e quasi non vedeva l'ora di tornare a indossare l'attrezzatura e tornare sulle piste, presenti anche tante famiglie con bimbi al seguito, incuriositi da questo strano fenomeno. Manto stradale pulito sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, traffico intenso in entrata e in uscita per il grande flusso di gente che si è riversata. A quanto appreso, il campo scuola è stato aperto proprio domenica. Le piste apriranno ufficialmente tra martedì e mercoledì, giusto per dare il tempo agli operatori dell'ARSAC di metterle in sicurezza. Con la nevicata del weekend e quelle previste per l'inizio settimana, si concluderà la sistemazione delle piste. I maestri di sci e snowboard del Collegio Calabria sono già operativi e a disposizione degli avventori. La stagione è iniziata un po' tardi, un po' in sordina, però è arrivata. La Dama Bianca è arrivata per allietare i nostri weekend, ma non solo, perché siamo operativi durante tutta la settimana, quindi se avete voglia di stare sulla neve, di trascorrere delle ore fantastiche, liete e felici con i maestri del Collegio Calabria, noi siamo qui, Camigliatello, Lorica, e cerchiamo di coprire un po' tutto il territorio. Da martedì ufficialmente dovrebbero essere aperte le piste, perché si sta lavorando con gli operai dell'ARSAC, stanno facendo un gran lavoro nella messa in sicurezza delle piste, e quindi con il campo scuola abbiamo già iniziato, ma da martedì ufficialmente, oltre a essere già aperti gli impianti, aprono anche le piste. Quindi mi raccomando, venite a trovarci, seguite i nostri social per avere più notizie, ma noi vi aggiorneremo ogni mattina appena arriviamo con la viabilità, ma non solo, anche la situazione di piste. Il prossimo weekend già si registra il tutto esaurito, continuano ad arrivare prenotazioni per albergatori, ristoratori e lezioni sulla neve, quindi tutto pronto per iniziare ufficialmente la stagione sciistica che si è fatta tanto desiderare. I consigli che gli addetti ai lavori danno sono quelli di attrezzarsi bene prima di andare in zone montane, di fare attenzione alla guida ed avere gomme termiche o catene a bordo.